Non è detto che Kublai Khan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni suo altro messo o esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli. Un senso come di vuoto, che ci prende una sera con l'odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei bracieri. Una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne, istoriati sulla fulva groppa dei planisferi. Arrotola uno sull'altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici, di sconfitta in sconfitta, e scrosta la ceralacca dei sigilli di re mai sentiti nominare, che implorano la protezione delle nostre armate trionfanti in cambio di tributi annuali in metalli preziosi, pelli conciate, gusci di testuggine. È il momento disperato in cui si scopre che quest'impero, che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti.